Grazie. Grazie a tutti. La domanda è questa. La sanità digitale può far male alla salute? Proverò a rispondere in maniera non perentoria e non senza delle riserve anche. Leggerò in questo modo, forse c'è bisogno di una protesi. Perfetto, grazie. Leggerò così sto nei tempi più facilmente e posso essere più chiaro che non andando a braccio. Allora, noi sappiamo che la rete, gli strumenti informatici, social media e in genere la cultura digitale possono rivelarsi pericolosi, malsani e talvolta gravemente nocivi, soprattutto se usati in modo non consapevole, eccessivo, compulsivo o imprudente e alla mercé di interessi, furti di dati o sfruttamenti vari, e anche esponendo qualche volta gli utenti al rischio di cadere nelle mani di violenti e malintenzionati. Conosciamo da tempo i rischi della videodipendenza, il cyberbullismo, quella sindrome che è chiamata Hikikomori, che è un ritiro sociale nelle stanze attaccati allo schermo. Sappiamo che si sono aggiunte delle evidenze cliniche recenti, anche inquietanti, perché coinvolgono anche i minori e i bambini, che riguardano disturbi dell'attenzione legati alla dipendenza dai device, disturbi, problemi osteoarticolari da posizioni viziate mantenute a lungo, ritenzione urinaria da prolungata permanenza allo schermo. Ci sono bambini e ragazzi che vorrebbero andare a far pipì, ma no, finché hanno finito di scaricare o di avere visto quanti like arrivano, stanno lì, tengono e la vescica soffre, anche se sono piccoli e non hanno ancora i problemi prostatici. E anche disturbi respiratori. C'è un fenomeno che è stato descritto come email apnea, e cioè lo stare in sospensione del respiro, tenere il fiato un momento mentre si attende il like piuttosto che la risposta alla mail, eccetera. E 400 esperienze di questo genere con respiri trattenuti, i miei colleghi pneumologi dicono che fanno qualche pasticcio. Allora, d'altra parte, ormai è un fatto che la cultura digitale ha trasformato la medicina moderna. Chi mi ha preceduto ha ampiamente descritto questi aspetti e sicuramente la sanità digitale sta portando contributi preziosi alla salute e al benessere sia delle persone sia delle società e delle comunità. I vantaggi sono enormi, è stato menzionato, non so, i diabetici che hanno questi wearable device, questi sistemi portatili che monitorizzano la glicemia e somministrano la quantità di insulina giusta e appropriata per quel momento, sono dei vantaggi enormi rispetto alla vita, al calvario che i diabetici facevano fino a non molto tempo fa. Ci sono molte altre cose, la sanità digitale, la robotica. Vi dico un fatto di pochi mesi fa, la storia di una bambina che è stata operata con successo presso una sede cardiochirurgica per un rarissimo e quasi inoperabile tumore cardiaco del pericardio, che inizialmente i clinici hanno detto non possiamo toccarla, questa muore. Dopodiché hanno fatto, con l'aiuto di un sistema informatico complesso e di un software particolare, hanno creato un ologramma 3D del cuore della bambina e sono intervenuti facendo esercitazioni, quindi una simulazione dell'intervento con bisturi virtuali. Sono riusciti finalmente ad avere un accesso sicuro attraverso questa esercitazione, poi l'hanno trasferito in camera operatoria e la bambina è stata operata con successo. Quindi queste simulazioni virtuali, costruendo parti del corpo virtuali, eccetera, possono essere veramente preziose. Però la domanda iniziale, la sanità digitale può far male alla salute? Beh, la risposta non può altro che essere sì, facendo molta attenzione a evitare il rischio, come dire, che i rischi potenziali oscurino gli indubitabili vantaggi, non prendendo posizioni luddiste e antitecnologiche che non avrebbero senso. Allora, però, forse occorre dire che il pericolo non viene tanto dal mezzo in sé.
in parte anche, però non tanto dal mezzo in sé, ma dagli umani che l'hanno disegnato, che lo governano e che lo utilizzano. E questo forse non va mai dimenticato. La medicina, la cui etica di fondo è improntata al precetto ippocratico primum non nocere, prima di tutto non fare danni, da sempre fa i conti con gli effetti indesiderati dei suoi strumenti, delle strategie e anche delle buone intenzioni. In sanità, farmacon in greco vuol dire sia medicina che veleno, e questo già ci dice come ci muoviamo in zone così discutibili anche. Tutte le cure farmacologiche di altra natura presentano inconvenienti, a volte anche gravi, basta guardare sui bugiardini quello che viene descritto, o anche i moduli sul consenso informato che vengono fatti firmare dai pazienti. Ci sono effetti collaterali, tossicità, reazioni avverse, azioni iatrogene, incompatibilità, allergie, intolleranze. Voglio dire, è un campo minato, no? La cura delle persone, ed è ragionevole che si sappia che questo è il prezzo che occorre per essere curati. Un'area critica qui è rappresentata soprattutto dalla dimensione del controllo, si è già detto prima, del controllo dei dati, quello sui dispositivi di cura, ma anche sul comportamento del paziente. Un controllo sistematico, a distanza, continuo e potenzialmente ineludibile. Non, al limite non posso sfuggire. Se Cortana o Alexa mi guardano e mi dicono hai gli occhi un po' gialli, eccetera, voglio vedere, dovresti sentire il medico, potrebbe essere molto interessante. Però io non so se accendo Cortana poi di nuovo, sempre che Cortana non mi veda anche se è spenta. Quindi il risultato forse è più salute, ma il prezzo è anche meno libertà e meno responsabilità personale. Bisogna quantomeno tenerlo presente. Ed è salato, perché un altro dei costi è l'espansione delle applicazioni preventive per, virgolette, curare le persone prima che diventino malate. Non c'è dubbio che la prevenzione è meglio della cura, da sempre la perseguiamo anche come clinici. Il rischio però è quello di costruire sempre più, virgolette, terapie per i sani e di estendere il perimetro delle malattie inventandone di nuove per lanciare nuove app, come è già accaduto per i farmaci, con quello che è stato chiamato il disease mongering, la costruzione di nuove malattie, qualche volta decisamente inventate. D'altra parte, nel 1977, Henry Gadsden, che allora era CEO della Merck, poi Merck Sharp & Dohme, adesso Merck, allora Merck, grande impresa farmaceutica, aveva scritto sulla rivista Fortune: il nostro sogno è produrre farmaci per le persone sane. Questo ci permetterebbe di vendere a chiunque. Beh, il rischio maggiore, a mio parere, sta comunque negli atteggiamenti delle persone e della cultura corrente, persone non solo ovviamente gli utenti o i pazienti, gli atteggiamenti verso la nuova medicina digitale, in qualche forma di innamoramento ingenuo, idealizzato, sostenuto a volte da fantasie un po' grandiose, da megalomani, che con questi nuovi metodi magari non ci si ammala più, magari non si muore più, al limite, perché? Per non parlare degli interessi più o meno occulti che sono presenti, innamoramento questo, alle cui inevitabili delusioni, perché prima o poi la delusione arriva, non potrà che seguire una reazione altrettanto pericolosa di rifiuto e di sistematica denigrazione. Ha idealizzato la scienza, in questo caso la medicina digitale, la prima grana che ti succede, vabbè, io fuggo dal primo omeopata che abita dietro l'angolo, con tutto il rispetto per l'omeopatia seria, ma in qualche modo vado dalla santa di Volvera, che è morta da tanto tempo, ma avrà qualche erede da qualche parte, e quindi entro in una zona di comportamenti irrazionali, antitecnici, antiscientifici, divento Novax e così via. Allora, da questo punto di vista i vaccini sono già superati ormai, il movimento Novax forse ha già in qualche modo la sua senescenza, però io credo che sia già aggiornata una posizione di fake news, di falsificazioni e manipolazioni che riguarda le terapie digitali, la chirurgia robotica o quant'altro, pronti ad alimentare le angosce primitive della gente con nuovi incubi e anche nuovi nemici. L'ultima frase, io credo che la responsabilità dei professionisti del sistema sanitario
sia in questo caso soprattutto quella di mantenere alta l'attenzione e la consapevolezza nei confronti di questi rischi, senza delegare emotivamente a un algoritmo, o peggio a questo punto al machine learning, quella che un grande pediatra e psicanalista di anni fa, che si chiamava Donald Winnicott, chiamava la preoccupazione materna primaria, la capacità di una madre di prestare al bambino le cure appropriate nel momento giusto, appropriate ai suoi bisogni, restando in contatto con le proprie ansie per la sua vulnerabilità, la vulnerabilità del bambino. Vi ringrazio.